Carissimi amici e amiche, siamo di nuovo in diretta con una, una nuova puntata del ciclo di catechesi, diciamo così, dottrinale e teologico sul mistero dell'uomo. Ecco, cercheremo di conoscere un po' meglio noi stessi, non, non certamente per ripiegarci su noi stessi, o per, ma per. Eh, Comprendere e sapere, mm, chi è il gioiello dell'altissimo perché tale siamo, chi è il capolavoro della creazione materiale, ricordando anche che eh, amici il figlio di Dio si è fatto uomo. Ecco, e questo ha fatto diventare molto nervosetto. Il principe degli angeli, perché tra le varie cose, insomma, si era anche un po' alterato che si fosse fatto uomo. E non, eh, e non angelo, quindi tra le varie cose. Quindi, è certamente un, un tema interessante, credo, e per certi aspetti anche eh, avvincente. Abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo fatto una carrellata, o chiaramente questi sono, come tutte le cose che faccio io, mm, non sono delle cose super scientifiche o super erudite o con esuberanza di eh, il mio stile che, eh, che è molto povero, è molto semplice eh, vuole essere sempre, come dire, finalizzato alla comprensione eh, di chiunque, anche delle persone più semplici e meno attrezzate eh, è finalizzato sempre allo scopo primario è quello catechetico quindi promuovere la conversione e farla aumentare farla crescere aiutare nella santificazione e corroborare la vita di grazia e de, de, delle virtù io faccio le cose soltanto per questo motivo non mi importa che ci siano altre cose quindi eh, Qualunque persona altamente specializzata o, 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 potrebbe avere 100 miliardi di cose, lo so benissimo, da, da ridire, eh, appunto sulla modalità e sullo stile, ma non è mia intenzione fare lezioni eh, scientifiche come vengono chiamate oggi, anche se chiaramente non è che, che cerco di... non è che mi invento un pochino di... di, di non è che mi invento le le balle ma cerco di tenere un profilo basso perché possa essere eh, facil, facilmente per quanto possibile che comunque sono argomenti un pochino delicati essendo argomenti di fede compreso quello che dico ora anche qui quindi vedendo un pochino la uh, come dire la chi era l'uomo nel pensiero de, diciamo del tempo della patristica perché dire dei, dei padri della chiesa sarebbe una cosa troppo troppo, troppo grossa no? perché cioè, ce ne sono una montagna di padri della chiesa da oriente a occidente pensate che la patristica si chiude con la morte di san giovanni da masceno che insomma siamo quasi siamo intorno all'VIII secolo quando è morto san giovanni da masceno quindi capiamo no? che dal terzo cioè ci sono una montagna di autori eh, mostri sacri insomma della della tradizione della, della spiritualità per cui allora, per avere come dire, un, un accenno diciamo così, una, una mh, infarinata insomma di come l'antropologia biblica poi è stata vissuta nel pensiero dei padri e delle varie scuole così capiamo anche subito no perché in, in età arcaica c'erano due grandi scuole due grandi centri nevalgici la scuola di antiochia di cui un esponente di spicco è stato Sant'Ireneo di Lione e la scuola di Alessandria, a cui appartiene per esempio l'autore che vedremo che è San Clemente Alessandrino, ma anche per esempio Origene, è stato uno degli elementi di spicco della scuola di Alessandria. E poi, essendo noi comunque eh, in Italia, eh, e, e quindi anche per capire un po' la fase successiva, che è quella della teologia scolastica, eh, perché vedremo San Tommaso Daquino, Santo San Ventura e poi l'inizio della fine del mondo, capito l'inizio della fine del mondo che si chiama Guglielmo Doccam, e capiremo perché l'inizio della fine del mondo. E quindi dobbiamo dare un, un, uno sguardo approfondito, un po' più approfondito a Sant'Agostino. Quindi Agostino Dippone è stato un altro pensatore veramente straordinario, no? Allora. La prima cosa, qualche piccola premessa, è la seguente. Ora, la diffusione del cristianesimo tra i gentili, cioè tra i pagani, che cominciò subito già con la predicazione di San Paolo, provocò quel fenomeno che è, mo qui devo dire una parolaccia, una parolaccia nel senso ironico che si chiama ellenizzazione del cristianesimo, lo chiamano così gli studiosi. Che significa? Vuol dire la trasposizione nel mondo greco dei concetti biblici di derivazione culturale ebraica. Ah, tenete presente che la lingua ufficiale della Chiesa è il latino, lo è tuttora e lo resterà sempre qualunque cosa accada per, per, per quanto mi riguarda. Ma nei primissimi secoli la Chiesa non parlava in latino, all'inizio ha parlato in ebraico e in uno step immediatamente successivo ha parlato in greco. Tant'è vero che se uno apre il Concilio di Nicea, lo troverà nel Denzinger, trova il testo originale scritto in greco, non in latino, come in tutti gli altri concili, e credo se non, se non ricordo male, ma non dovrei ricordare male, anche quello di Costantinopoli e siamo nel 325 e nel 381 d.C., quindi non è che stiamo... Eh, quindi questo, questo, questo periodo, diciamo così, di prevalenza mh, culturale della, mh, de, de, del mondo greco sulle categorie cristiane è andato avanti per tre secoli, non per una settimana. Quindi questo fenomeno però è stato divinamente disposto. Perché l'ebraismo è anche è ancora di più l'aramaico, ma tanto mh, sono de della stessa famiglia. L'aramaico è addirittura anche un pochino più semplificato rispetto all'ebraico spero che voi sappiate. No, vabbè, lo dico io, spero che sappiate, questo generalmente si sa che l'ebraico era la lingua sacra, cioè l'ebraico non era parlato, l'ebraico era scritto, era stato utilizzato per scrivere i sacri testi dell'Antico Testamento. La lingua parlata era l'aramaico, quindi era semplificata rispetto al, all'ebraico. Ma però, scusatemi il, il ma però che non si dice, vedete, ogni tanto mi scappano pure qualche, qualche, qualche sfrondone, però una lingua come, come, come l'ebraica non si presta assolutamente a elaborare un linguaggio, tra virgolette, scientifico, un linguaggio della fede scientifico, che sarebbe stato indispensabile per formulare i dogmi dinanzi all'incalzare delle eresie, cioè tu il dogma non lo combatti con la teologia, come dire, storico-esistenzialista, diciamo così, eh, della rivelazione vetro testamentaria, no? Per combattere il dogma tu devi costruire un, un pensiero scientifico strutturato eh, e c'è bisogno di un, di un vocabolario adatto. Eh, Qual è la patria, qual è la culla della, della filosofia? Dove è nata e dove è sbocciata la filosofia? A Roma ci sono fenomeni, ci sono stati filosofi. Vabbè, tutti quanti eh, appartenenti tra l'altro alla corrente dello Stoicismo, della media stoa, eccetera, tipo un Seneca o tipo Marco Aurelio, ma Roma non è stata la, la, la sede della, della filosofia. Cioè, la filosofia è stata in Grecia non a caso perché il greco eh, ha un vocabolario anche con tutte le, le etimologie spettacolare voi sapete che per esempio tutti quanti i termini medici sono tutti quanti tratti dal, dal greco non a caso no? infatti chi conosce bene il greco eh, poi padroneggia meglio anche la lingua italiana e certi linguaggi perché, per, per, tecnici perché è in grado di risalire alle etimologie no? quindi questo è un fenomeno culturalmente importantissimo e certamente disposto dalla divina provvidenza. È chiaro, la storia la guida del nostro Signore, quindi prima l'ebraico, poi il greco e poi il latino. Ma questo era già stato profetizzato, come nota San Giovanni nel suo Vangelo, in quante lingue era scritta la motivazione della condanna di Gesù? Era scritta in ebraico per gli ebrei. Era scritto in greco perché il greco allora era la lingua internazionale, il greco della coine ed era scritto in latino perché i romani, in quanto dominatori il latino lo scrivo. <ride> quindi era già tutto quanto, eh, era già tutto quanto eh, disposto, no? Ecco quindi. A questo punto, fatte queste piccole premesse, andiamo a vedere Sant'Ireneo di Lione. Teniamo presente, Sant'Ireneo di Lione è un esponente di spicco della cosiddetta scuola di Antiochia, La scuola di Antiochia che aveva eh, una visione, diciamo così, se volessimo diciamo, collocarla. Mm. più, diciamo così, impostata su quelle che poi nel corso della storia sarebbero state note come posizioni, diciamo così, aristoteliche, mentre la scuola di Alessandria aveva un marcatissimo influsso platonico. Perdonatemi se qualche cosa, insomma, lo, 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 lo devo dire. No? Infatti Sant'Ireneo di, di Lione scrive la, la sua grande la, 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 la verso Cereses, che, che è un'opera monumentale, collocazione storica di Sant'Ireneo 130-200 d.C. per combattere alcune eresie gnostiche ed alcune posizioni eretiche proprio di certe, di certe aree del neoplatonismo e in particolare da una lettura eh, di, del famoso passo di Genesi 1.26 facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e che cosa dice? dice che l'immagine di Dio, l'imago, si trova in ogni uomo in virtù della creazione, attenzione, cioè qualcosa di naturale che non può essere mai perduta, quindi battezzati, non battezzati, orientali, occidentali, bianchi, neri, rossi, verdi, eh, shintoisti buddisti musulmani ebrei cristiani tutto quello che volete l'immagine di dio è in ogni essere umano in quanto essere umano e non può essere mai perduta può essere deturpata ma non perduta ok il peccato deturpa l'immagine di dio ma non la cancella del tutto Invece la somiglianza con Dio non si trova in ogni uomo. C'era nei progenitori che l'hanno persa col peccato originale e viene ripristinata da cosa? dal sacramento del battesimo. Nella misura in cui si vive in grazia si ripristina la somiglianza con Dio. Però a differenza dell'immagine che non si può perdere, come tutti sappiamo dal cadeismo, la grazia si può perdere col peccato. Quindi, persa la grazia, si di nuovo perde la somiglianza con Dio. Infatti, il peccatore non assomiglia a Dio, sarebbe una bestemmia a pensare, L assomiglia al diavolo, il peccatore. Ora, il verbo incarnato è modello dell'uomo perfetto, anzitutto. vero. Ed è anche l'artefice della rigenerazione e della ricreazione dell'uomo. E che cosa è? Interessantissimo, eh! Il ripristino della somiglianza con Dio per mezzo della grazia santificante. Chiaro, no? Ora. San Clemente Alessandrino invece, sempre siamo in età molto arcaica 150-212, anziché combattere gli gnostici, elabora una gnosi cristiana. Vabbè, non, non vi sto a citare tutte le opere che, che scrive, che tanto sarebbe eh, inutile. Qui dobbiamo tanto fare una, una sintesi. Che cosa dice? Presenta, però che ci vogliono le virgolette, la salvezza come, io, come, come gnosi. Questa è una cosa serrettamente intesa: importante, perché lui presenta il cristianesimo come l'unica filosofia in grado di raggiungere la verità e quindi di salvare. Adesso io so, so bene che eh, eh, alcuni moderni inorridirebbero a Sentire, paragonare il cristianesimo a una filosofia, ma bisogna capire il senso in cui lo fa Clemente. I che cos'è la, la filosofia? È l'amore della sapienza. Il filosofo è alla ricerca della verità, perché la, cercare la verità e trovarla è un'esigenza dell'essere umano. Ma il cristianesimo, e su questo anche San Giustino eh, si, è, si, è, si è polarizzato su questa posizione, è la verità, quindi la. La verità che tutti quanti cercano, il cristianesimo te la dà. E Cristo, da lui chiamato il pedagogo, una delle sue opere, chi è Cristo? Cristo è il maestro infallibile della verità. E attenzione, senza conoscenza della verità non ci si può salvare. Eh? Non basta la conoscenza della verità per la salvezza. Ma senza la conoscenza della verità, la salvezza tutta è la sogni. Cristo è il maestro infallibile della verità. E attenzione, in lui si compiono sia la legge, come lui stesso dice nel Vangelo. Non pensate che io sia venuto ad abolirla ma a darle il compimento. Ma anche la filosofia greca osa dire questo qui. Considerate entrambe come preparazio evangelico. Cioè, i tre grandi filosofi greci, quelli, quelli, quelli classici, lo sapete. ci sono eh, adesso non vorrei, però fa, farla, farla troppo difficile, perché questa, eh, queste cose le può capire soltanto bene che ha fatto il liceo classico e liceo scientifico. Comunque ci stanno i cosiddetti presocratici e poi ci stanno quelli che vengono dopo questa triade che sono Platone, scusate, Socrate, Platone e Aristotele perché i presocratici elaborano un pensiero sistematizzato ma ancora arcaico, che eh, non, cioè viene poi raggiunto l'apice in questi grandi pensatori, Platone e Aristotele, preparati da Socrate, a sua volta maestro di Platone, in cui il pensiero ha raggiunto delle vette veramente notevoli. Dopo di loro è cominciata immediatamente pss, la decadenza che ha raggiunto un momento, diciamo così, assai decadente eh, nel sofismo, che è stata l'origine di una montagna di, di mari. Ora però alcuni passaggi di Socrate, così come alcuni passaggi di Platone, così come di Aristotele, nel corso della storia questi filosofi sarebbero stati vagame, variamente ripresi, dando luogo anche a quelle due grandi correnti nel, nel, nel campo della cattolica entrambe lecite che sono appunto il platonismo e l'aristotelismo platonismo diciamo così incarnato in maniera emblematica da sant'agostino e l'aristotelismo da santo ok quindi attenzione eh? l'uomo l'uomo è e deve essere logicos in greco cioè attenzione perché san clemente batte tanto sulla verità perché noi ci dobbiamo pensare a questo qua in principio era il verbo il verbo era presso dio il verbo era dio in greco il verbo è il logos ma chi ha studiato la filosofia greca sa bene che proprio fin dai presocratici la ricerca Grande della filosofia era concentrata ad andare a, a, a cercare chi era il logos dell'universo. Il logos dell'universo è come dire il principio unificatore, è ciò che te lo spiega. Ma chi è il logos? Il logos è il verbo eterno del Padre. È, è per questo che è maestro infallibile di verità. È per questo che Gesù avrebbe detto: Io sono la verità. E l'uomo, che è appunto immagine e somiglianza di Dio, è logicos, cioè partecipa del verbo e quindi della capacità di accoglierla, di riconoscerla, di comprendere la verità, e partecipa della sua immagine e somiglianza mediante lo spirito. Ok? Andiamo a vedere adesso... Uh... L'antropologia patristica di Sant'Agostino, 354-430. Allora, lui corregge un pochino il platonismo alla luce della rivelazione. Brevissimamente, chi conosce Platone, e qui sto semplificando, non me ne vogliano anche gli esperti in filosofia. Per Platone, l'uomo è fondamentalmente la sua anima, cioè il corpo, per Platone, è un accidente. Anzi, nelle, nelle posizioni più estreme, bisogna dire che queste anime cadono in questo corpo dove si sentono come incarcerate ma bravano di uscirne e di essere sciolte da esso. Questa visione che apparentemente sembra pure bella. Sembra? No? Infatti dice: Ammazza vero, eh, il corpo non serve, è me meglio, l'anima mm, insomma senza scomodare tenera vada, perché per chi la conosce che addirittura dice proprio il contrario cioè che l'anima allo stato puro completamente avulsa in maniera assoluta da ogni legame col corpo non può proprio esistere però senza arrivare a questa posizione specularmente di addentramento opposto non si può dire che l'uomo è la sua anima perché l'uomo non è solo la sua anima, ma, avrebbe detto Sant'Agostino, è una sostanza razionale composta di anima e corpo. Quindi comincia con Sant'Agostino, eh, pur essendo di ispirazione platonica, ad essere chiaro che il corpo non è un accidente. Secondario. Perché sapete cosa era successo? Considerare il corpo un accidente secondario aveva fatto dire agli gnostici, e questo lo sappiamo fin dai tempi dell'Apocalisse, perché i Nicolaiti di cui si parla, e andate a vedere anche i peccati che vengono rimproverati ai Nicolaiti, erano gnostici. E che cosa dicevano gli gnostici? Siccome il corpo non serve a niente, perché tanto la cosa fondamentale è l'anima, All'anima si ritira nella sua, nel suo mondo spirituale e sarà istruita eh, dalle conoscenze, non solo quelle della, della liberazione, ce ne stanno anche qualcun'altra che è riservata a pochi eletti. Questi sono i principi della gnosi. No? Il corpo, va il corpo lo vuoi soddisfare? Vuoi, vuoi, vuoi darti ai, ai piaceri? Fai quello che ti pare. Tanto non contano. Quello che fa il corpo all'anima non gli fa né caldo né freddo, quindi, per tutto quello che vuoi. Capite la, eh? il, il veleno, no? E infatti, ai, ai Nicolaiti, libro de, dell'Apocalisse, seguaci di Zezabelli si sono abbandonati alla fornicazione e detestazione. Io odio l'eresia dei Nicolaiti. Quindi, attenzione quando noi sentiamo la dottrina e cominciamo a dire: oh, che bello, calma, pensa, rifletti'. Certo, eh, Sant'Agostino, qualcuno lo accusa di, una, di avere una visione comunque negativa del corpo. Io non sono molto d'accordo con questa accusa, perché eh, gli effetti del peccato originale si sono riverberati principalmente sul corpo. Quindi, perché i mali fisici noi soffriamo nel corpo, ma anche i disordini delle passioni, come poi vedremo, siccome le passioni sono. Come dire, a stretto contatto con la nostra dimensione corporea, eh, le passioni impazzite e non soggette alla ragione, come vedremo, eh, dipendono dalla loro stretta legame, dal, dal loro stretto legame con la corporeità. Quindi l'ascesi consiste in una liberazione. Da queste forme di schiavitù, che tra l'altro, per quanto riguarda le malattie del corpo e la morte, è una cosa impossibile. Ok? Oh. Sant'Agostino, eh, seguendo la teologia di San Paolo, diciamo così, enfatizza in maniera forte quell'esperienza di conflitto interiore. Dentro l'uomo, di divisione interiore dentro l'uomo, di cui facciamo esperienza tutti quanti. Vi ricordate San Paolo? Quando la lettera di Romagna dice: Senti un po', ma che brutte cose che noi viviamo? Dice allora: Io tante volte, vabbè, adesso mi sono convertito, vorrei fare il bene, ma delle volte io vorrei fare il bene e faccio il male, non faccio il bene che voglio e faccio il male che non voglio. Non c'è essere umano che non abbia vissuto questa cosa. Dice, mamma mia, chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Quindi se io non faccio il male che non voglio, cioè no, se io non faccio il bene che voglio, faccio il male che non voglio, vuol dire che c'è un principio malefico, cioè il peccato che domina in me. Quindi, questo conflitto è il vero dramma dell'uomo. Quindi, l'uomo diviso tra cupidigia e carità tra libertà e libero arbitrio. O attenzione, ragione inferiore e ragione superiore. O Sant'Agostino ha scritto delle pagine spettacolari: cioè, sapete voi qual è la differenza? Poi, poi ci torneremo più avanti tra la libertà e il libero arbitrio. Il libero arbitrio è la possibilità. Che chiaramente cioè il concetto, diciamo così, teoretico-teorico di libertà indica sempre la possibilità di scelta tra due cose. Okay? Solo che di queste due cose possono essere entrambe buone. E questa si chiama, solo questa si chiama libertà, perché la libertà è un valore. Ma la libertà è un valore quando è sottomessa alla verità conoscerete la verità e la verità vi li farà liberi. E quindi quando tu eserciti la tua libertà, scegliendo tra due beni possibili, che ne so, eh, vado a farmi una passeggiata al mare o vado eh, a farmi un rosario. Tu dici, eh, vado a farmi un rosario. Dici, sì, beh, è una cosa più nobile, ma andare a farsi una passeggiata al mare... Non è, non, non, è, non è una cosa cattiva, non è peccato. Quindi eserci la tua libertà scegliendo tra una di queste due cose. Però se io dico vado eh, a farmi una passeggiata al mare o, che ne so, perdonatemi, vado a, a, a fornicare con la, con la fidanzata, eh, questo è libero arbitrio. Perché se io scelgo la numero 2 ho esercitato male la mia libertà, quindi ho fatto cadere la mia scelta sul male che ha un'imperfezione. In Dio c'è la libertà, ma non c'è libero arbitrio. Allora, eh, Sant'Agostino, in maniera spettacolare, che cosa ha detto? Ha detto: allora, noi abbiamo questa situazione: l'uomo c'è il libero arbitrio. Tutto ogni essere umano. Il libero arbitrio è una dotazione di partenza che noi abbiamo. Invece, la libertà è una conquista. Punto d'arrivo, come Gesù spiega nel Vangelo. La situazione dell'uomo, poi, tra l'altro, è questa perché, come spiega bene anche il Nuovo Testamento: se una persona non ha ricevuto la grazia santificante, quindi non è stata battezzata e non vive in grazia, secondo Santo Agostino, eh, non può non peccare. È impossibile, almeno da un punto di vista oggettivo, anche se non è consapevole da un punto di vista soggettivo. È impossibile. Quindi quando noi vediamo una persona che non sta in grazia, che siamo certi, a parte il fatto che non, non possiamo eh, esserne certi, no? però se una persona non sta in grazia è impossibile che non pecchi. Se invece una persona sta in grazia, perché è impossibile che non pecchi? Perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Quindi non è, non, non, non è possibile. Se una persona ha ricevuto la grazia della conversione, quindi si è convertita ed è entrata in grazia, o perché si è battezzato, o perché si era un peccatore si è confessata. A questo punto può non peccare. Ecco l'ambito di esercizio del libero arbitrio, che caratterizza questa vita terrena. Se vuoi, puoi non peccare. Ed ecco perché San Giovanni scrive nelle sue lettere: Chiunque è nato da Dio non pecca. Chi pecca non l'ha mai visto né conosciuto. Ok? E in paradiso? Oh, in paradiso saremo una cosa più bella. Non puoi più peccare. Perché unito con Dio, in Dio il peccato non c'è, in Dio il libero vitto non c'è e saremo liberati, te pare poco, dalla possibilità di peccare. Quindi il peccatore non può non peccare, il giusto può non peccare, il beato non può peccare. Chiaramente, essendo la linea agostiniana di... Ispirazione platonica, così comincia subito a. No, per, per, per Platone è più importante la volontà. Semplifico, eh? Per Aristotele, l'intelletto. Quindi, stando la filosofia e la teologia agostiniana dentro l'orizzonte platonico, è chiaro che per lui la volontà, l'amore e la libertà sono concetti più importanti della ragione, dell'intelligenza e della parola. Ora, secondo Sant'Agostino, stante questa situazione, come ci si salva? Non con lo studio o la contemplazione della verità, ma con l'esercizio delle virtù, specialmente della fede. E, vedete l'impronta platonica: la beatitudine non è tanto contemplazione della verità, ma vita nella carità. E quindi Cristo non è principalmente un pedagogo che ti porta alla pienezza della verità, ma è principalmente il medico che ti cura, il mediatore tra l'uomo e Dio, il restauratore dell'uomo. Sant'Agostino ha combattuto contro i Peragiani per affermare l'assoluta gratuità della giustificazione, indipendentemente dai meriti. E purtroppo questo punto sarebbe poi stato preso più avanti nel corso della storia da un, da un monaco agostiniano che era Martin Lutero, sarebbe stato esasperato in maniera del tutto eh, unilaterale e avrebbe dato vita a quella sua dottrina de, eretica della giustificazione che, da cui ha avuto origine tutta quanta quella filza di eresie che avrebbero dato poi luogo alla riforma protestante e alla reazione della, della Chiesa del Concilio di Trento. Sant'Agostino eh, accentua molto le pesantissime conseguenze del peccato originale sull'uomo che genera una vera e propria impotenza morale. Lui addirittura giunge a dire che le virtù dei pagani non erano altri che vizi mascherati. E questo perché? Perché il pagano è un peccatore, quindi non può avere dentro questo orizzonte una vera virtù. Il libero arbitrio, di cui abbiamo già parlato, è post peccato originale, quindi in condizione post-lapsaria, incline al male. Questo veramente lo insegna la Chiesa, perché c'è la concupiscenza. E quindi la libertà, quindi la capacità di scegliere solo cose buone, è frutto della grazia. Nella polemica contro Pelagio, eh, Sant'Agostino, sapete che mh, ho accennato che cosa diceva Pelagio? Diceva che il peccato originale, che esiste, esiste soltanto, familiarizziamoci adesso con questi termini perché purtroppo qualche cosa, a volte qualche parolona bisogna usarla, esiste soltanto il peccato originale originante, non il peccato originale originato. Chi si è sentito al ciclo di Catechesi? Sul peccato originale si è familiarizzato con questa, con questa terminologia, no? Perché quando si parla di peccato originale il peccato originale commesso da Adamo ed Eva è il peccato originale originante, questo è un unicum, l'hanno fatto loro. Il peccato originale originato è quello che tutti i figli di Adamo ed Eva contraggono al momento del concepimento. Quindi ce ne sono ah, nan, 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 autotreno. Ora, secondo Pelagio esiste soltanto il peccato originale originante, non quello originato: cioè, eh, secondo lui il peccato originale è un peccato soltanto commesso ma non trasmesso, che non ha altro. Dice, ma che, che, che influsso ha? Eh? Non ha altro influsso se non quello del cattivo esempio. Quindi, l'uomo non è diventato cattivo, l'uomo è buono, ha semplicemente però ricevuto una montagna di esempi negativi, che se tu li sostituisci con altri positivi e, e l'uomo lo stimoli diventerà buonissimo guardate che dall'illuminismo in poi e anche moltissima gente novella atea in senso stretto e anche qualche ateo eh, che, che che è un pochino ateo pure se sta, se sta dentro la chiesa cattolica pensa a queste cose cioè tutta questa visione ottimistica sull'uomo e le, le svolte antropologiche contemporanee deriva da questo, deriva. cioè, ma di che uomo stiamo parlando? Dell'uomo che sta ridotto male, che sta in una condizione decaduta, che ha bisogno di essere tirato fuori, o di un uomo che vabbè, sì, si comporta non proprio tanto, ma perché deve essere soltanto educato un po' meglio, deve essere soltanto valorizzato un po' di più. Questi discorsi figlioli miei cari non pensiate che siano discorsi di dire vabbè, ora stiamo a fare accademia, ma che ce ne importa? No, 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 non è che ce ne importa. Perché vi faccio subito un, un insight, uno stimolo mentale. Se l'uomo è soltanto un bravo ragazzo maleducato, basta che lo educhi. Quindi servono i sacramenti? No. Serve l'evangelizzazione di convertiti? No. Serve Cristo, Salvatore Universale? No. È soltanto un cattivo ragazzo. Cioè, non un cattivo ragazzo. È un bravo ragazzo da educare. Ma se l'uomo sta in condizione di caduta, se l'uomo senza la redenzione di Cristo non può non peccare, è... è... Cambia tutto. Allora Gesù non si è sbagliato a dire andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo di ogni creatura battezzandoli nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Ma se hanno la loro religione, il mandato vale lo stesso. eh Ma così tu non, tu, così tu non rispetti le, le, le religioni del prossimo. Che cosa intendi per rispetto? Certo che le rispetto. Io non vado mica a obbligare la gente a convertirsi c'è modo e modo di farlo, come faceva San Paolo anche all'Aeropago con i Greci, guardate che voi qua, qualche cosa l'avete già vista, perché avete fatto il, mon il monumento al Dio ignoto, guardate che quel Dio ignoto io lo conosco, vedete la sapienza dei vostri padri, c'erano cioè, un po' arrivati, è il nostro Signore Gesù Cristo, poi che gli abbiamo detto su questo ti sentiremo un'altra volta, pazienza, quindi non è che uno va... Da una persona che appartiene a un'altra religione a dirgli ah, butta tutto, monnezzaio, schifo, la, brucia tutto e, e convertiti a Cristo non, non, è, non è necessario per parlare in questo modo, può non essere opportuno e può a volte essere anche controproducente, dannoso o anche inutile, d'accordo? Perché una larga corrente della tradizione della Chiesa considerava gli elementi di verità. Ce n'è qualcuno presente, sparsi anche nelle altre religioni. Li chiamavano i seminaverbi, quindi preparazioni, quindi spiccoli aiutini per poter poi riconoscere quando ti viene annunciato Cristo la pienezza della, della, della verità. Ma tutti hanno il diritto di conoscere la verità che Cristo ha portato e la salvezza che Cristo ha portato. Tutti, a meno che non si diventa neopelagiani Quindi, attenzione, secondo Pelagio, attenti, eh, il libero arbitrio non è intaccato dal peccato originale. E quindi l'uomo, secondo lui, può non peccare, non perché c'è la grazia, perché la grazia è solo l'effetto di rendere meno difficile il compimento del bene. Ma può non peccare per virtù propria. E quindi torniamo al fatto che Cristo non sarebbe un vero salvatore, ma un pedagogo. La sua missione è dare buon esempio e perfezionare la legge di Mosè e basta. Eh, ma Sant'Agostino gli ha detto in sacca una sporta. Ricordate che la Chiesa ha fatto copia e incolla perché la dottrina sulla grazia della Chiesa è. Modellata ed è stata elaborata, grazie agli scritti di Sant'Agostino contro Peraggio e lui afferma: soprattutto qua sul peccato originale, dopo il peccato originale che si trasmette per propagazione, la natura è ferita, non ce la faremo mai da soli. E ha bisogno di un auxilium per compiere il bene. Tu non lo fai il bene da solo. Questo auxilium, è la grazia santificante o sanante, è meritata da Cristo Salvatore non solo pedagogo, non è soltanto un buon maestro, ma è anche il salvatore. Per quanto riguarda l'impeccanzia, quindi la possibilità di non peccare, questo ce l'aveva soltanto Adamo, noi no. Anzi, al contrario, come abbiamo già visto, l'uomo decaduto non può non peccare. Solo l'uomo giustificato può non peccare, quindi ritorna in una condizione simile a quella dell'origine, però Adamo la concupiscenza non ce l'aveva, noi sì, perché la grazia non, non, non elimina le conseguenze del peccato originale. O la Chiesa, con i concili di Milevi e di Cartagine del 416 e del 418, eh, fa proprio queste posizioni di Sant'Agostino e condanna Pelagio con la sua dottrina voglio vedere a che punto siamo arrivati ok, abbiamo ancora un pochino di tempo spero che sia tutto chiaro poi eventualmente chi vuole eh, terminare la diretta può fare qualche domanda eh, chi non seguirà la diretta può fare eventualmente poi qualche mail allora, balziamo adesso, qui te ho detto che questa è stata da vergognarsi, perché sarebbe da fare una caterva terva di autori, però in questo caso questo ciclo di Catechesi durerebbe fino al 2030. Ecco, balziamo avanti di mille anni, arriviamo al Medioevo con San Tommaso, San Ventura e Guglielmo ovvero ossia la cosiddetta antropologia scolastica, abbiamo visto l'antropologia biblica, l'antropologia patristica e la cosiddetta antropologia scolastica o oh, antropologia ripeto però l'ho detto nel punto precedente non vorrei essere pedante antropos e logos discorso sull'uomo chi è l'uomo no il mistero dell'uomo l'uomo il suo mistero ora mm, Che cosa succede con l'antropologia scolastica? Che abbraccia un periodo storico che va dal circa VII fino al XV secolo. I primi periodi, chiaramente fino al XII secolo, l'orientamento prevalente è quello agostiniano, perché Sant'Agostino si è imposto nel pensiero occidentale veramente come un gigante. Quando arriva però il, il, il tentativo, il primo gran, grande tentativo di conciliazione del, del cristianesimo con l'aristotelismo, che è stato quello di San Tommaso, però sulla scorta di alcuni precedenti, eccellenti, fatti soprattutto con, ehm, con Avicenna e Averroè, quindi con l'ambito della filosofia ebraica, però adesso non approfondisco queste cose che diventano troppo complicate, la seconda scolastica ha un orientamento prevalentemente aristotelico. Ora, quali sono le caratteristiche di questa scuola di pensiero? Innanzitutto, una grande fiducia nella ragione come ausilio per la penetrazione nei misteri della fede: cioè, la fede non si può comprendere, però qualche cosa si può penetrare un po' meglio in modo tale che la solidità della fede sia maggiore. Inoltre, un altro grande principio, questo è un principio sacrosanto, è che tra fede e ragione c'è una profonda armonia. Non pensiate mai che fede e ragione sono in contrasto. Cioè, se una cosa di fede, la ragione è cieca, è una cosa veramente razionale e ragionevole. Non è compatibile con la fede. Falso assolutamente. Falso. Perché le verità di fede e le verità oggettive che conosce la ragione provengono da uno stesso autore, che è la verità stessa, che è Dio. Quindi non si possono mai contraddire, purché, primo, la verità di fede sia veramente una verità di fede e non ancora una non verità di fede che si ritiene tale. Secondo, che la verità di fede sia rettamente compreso. E la stessa cosa vale per la ragione perché un conto è una verità scientifica. Un conto è una teoria scientifica, caso classico, hanno fatto credere a tutti quanti che il darwinismo, e quindi la teoria dell'evoluzione fosse scienza, ma non lo è. Andate a vedere i video di, di Antonino Zichichi. Non è scienza nemmeno dei, dei livelli più bassi quindi che il darwinismo e l'evoluzionismo dica che l'uomo non è stato creato da Dio ma è un prodotto dell'evoluzione cioè quindi questo contraddice la ragione contraddice la fede no, non contraddice come niente la fede perché questa non è ragione vi spiego? così come gli eventi contrari famosa battaglia di Ai, si, 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 si cita sempre, sempre la, la presa di Ai, fermati o sole, detto da, 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 da Dio a, a Giosuè, dice, ah, però se dice fermati o sole, noi sappiamo che il sole è già fermo, la terra gira intorno al sole, quindi la Bibbia mente, la fede che contraddice una verità oggettivamente scientifica, Sbagliando, no, la fede non, 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 non. Per, perché non è sbagliato? Perché l'interpretazione letteralistica e fondamentalistica di un testo biblico non è fede. Il motivo per cui in quel testo c'è scritto fermati o solo l'ho spiegato tante volte era perché quel testo è stato scritto, il libro di Giosuè, circa mille anni avanti Cristo mille anni avanti Cristo non sono 1600 anni dopo Cristo per cui tutta quanta la, la cultura universale del tempo arcaica com'era pensava che la terra fosse piatta e fosse ferma e, il, e, e, e che quindi l'alba e il tramonto derivano dal fatto che il sole si muove eh. e quindi per questo fermato il sole il problema è che la Bibbia non ha come fine quello di rivelarci le cosiddette verità scientifiche, ma appunto le verità di fede. E l'ispirazione biblica non è, come dire, un fenomeno disincarnato dalla cultura. Ecco, ecco perché è importante conoscere, per esempio, bene le lingue originali dei testi perché la lingua originale esprime anche la, la cultura poter leggere un testo biblico in lingua originale ti fa cogliere delle sfumature che senza la lingua originale tu non conosceresti ok mm, detto questo mm, io non so se avventurarmi a che punto stiamo mm. Io quasi quasi dopo queste premesse, anche se forse accorciavo un pochino, metterei punto, perché cominciare Ammaso per poi, ecco, magari facciamo una carrellata tanto per durare qualche altro minuto per vedere le linee portanti del pensiero di Ammaso. poi dalla prossima volta con la prossima volta le cominceremo a sviluppare, no? Allora, anzitutto c'è un'unione sostanziale lui è proprio arrivato al, all'estrema conseguenza tra l'anima e il corpo. Dire ognuno sostanziale è dire una cosa grossa. San Tommaso. Altro punto fondamentale, si interseca, opera si inserisce dentro quel grande rinnovamento culturale del XIII secolo e all'interno della riscoperta del pensiero aristotelico. Ci fu una sorta di conversione intellettuale del cristianesimo, cioè nel senso che ehm, di, 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 di San Tommaso, cioè a quei tempi. Provare a eh, come dire, eh, utilizzare l'aristotelismo dentro l'ambito di pensiero e di elaborazione filosofica e teologica cattolica era un'operazione molto molto ardita. No? E... Ma quel genio che era San Tommaso gli consentì di elaborare un originale sistema metafisico che utilizza con iscrizione di intelligenza principi e categorie della filosofia aristotelica non si può comprendere San Tommaso anche se non è proprio difficilissimo se non si conosce la filosofia aristotelica quindi il suo grande, la prima grande tesi portante è l'unità sostanziale tra animo e il corpo poi un concetto positivo del corpo anche se viene ribadita la superiorità dell'uomo dell'anima dell scolata sul corpo questo perché L'uomo sussiste per l'atto di essere della sua anima ed è per questo che è persona. La definizione di persona da parte di San Tommaso d'Aquino, come vedremo, è sussistenza in una natura razionale. Ancora, l'anima è spirituale, e quindi dotata delle facoltà spirituali principali dell'uomo, che sono l'intelletto e la volontà, dalla cui sintesi peraltro nasce la libertà e il libero arbitrio, ma... Nello stato si trova nello stato di natura decaduta e per il suo legame col corpo ne subisce l'impulso delle passioni. Oh, l'uomo oltre che essere razionale è anche un essere morale. Morale significa che è responsabile delle sue azioni ed è responsabile delle sue azioni a causa del suo libero arbitrio. Infine, l'uomo Creato da Dio, e quindi questa cosa non, non può non esserci, tende naturalmente alla felicità, e la felicità, come San Tommaso spiegherà chiaramente, la raggiunge soltanto nella beatitudine, che è la sola condizione che appaga pienamente i desideri di felicità sia dell'intelletto che della volontà, come ha modo di spiegare e approfondire in diversi passaggi delle sue opere. Bene amici, dopo questa piccola carrellata introduttoria ci dobbiamo fermare perché San Tommaso richiede calma e attenzione, e certamente almeno larga parte di una puntata dedicata. E quindi ci aggiorniamo con questo alla prossima puntata. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga.